Avevo in programma l'idea di fare un video tutto dedicato all'aglio da un po' di tempo, poi per una cosa o quell'altra non ce l'ho mai fatta, ma adesso è assolutamente arrivato il momento di farvi questo video, anche perché d'estate si consuma abbastanza aglio, tra bruschette e tutto il resto. Vi mostrerò come conservarlo propriamente, come conservarlo in modi diversi, ma soprattutto vi dirò come usarlo, comunque come lavorarlo per avere aglio sempre disponibile e super saporito. Prima di partire mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e poi ricordatevi di lasciarmi un like o un commento a fine video se vi è piaciuto. Intanto che compriate l'aglio fresco o secco è molto importante conservarlo bene fin da quando lo portate a casa, quindi preferibilmente in un luogo buio e magari asciutto, quindi niente umidità e magari niente luce diretta. Da secco l'aglio si conserva molto bene, ma io consiglio sempre di lavorarlo fin da subito e non tenerlo in dispensa per 3000 anni perché può fare muffe o comunque può crescere il germoglio interno e non va mai a finire bene. Quindi un po' in ottica meal prep, quello che vi consiglio di fare è di portare a casa una bella trecciona d'aglio e lavorarla fin da subito nei modi che vi farò vedere fra poco. Così avrete aglio sempre disponibile in diverse forme che sarà perfetto per tutte le vostre ricette. Prima però di partire con le ricette e i metodi di conservazione, voglio fare due chiacchiere con voi sulla questione aglio schiacciato, in camicia o tritato. In alcune ricette vi dicono di schiacciarlo e basta, in alcune ricette vi dicono di metterlo con la camicia, in alcune ricette vi dicono di tritarlo. Perché e quando ha senso fare uno piuttosto che l'altro? Dovete sapere che l'aglio, quando viene danneggiato, quindi schiacciato o tritato, per una questione chimica, fisica, attiva un enzima che fa sprigionare quel caratteristico odore di aglio abbastanza forte, che per me è profumo ma per molti è puzza d'aglio. Più l'entità del danno che viene fatta è grande, quindi più viene schiacciato o tritato, più ovviamente si libera questo odore e l'enzima lavora. Capirete bene che se andiamo a sminuzzare e tritare il nostro aglio, l'odore è molto forte, se invece lo schiacciamo semplicemente l'odore è un po' più attenuato e quindi avete già la soluzione. Se volete un lieve aroma d'aglio, basta schiacciarlo leggermente e metterlo nei vostri piatti in camicia, così lo potrete anche rimuovere facilmente una volta cotto. Se invece volete un aroma un po' più intenso, lo mettete tritato, sminuzzato, comunque ridotto in pezzi più piccoli possibile. Ricordatevi sempre che se cuocete l'aglio non è importante rimuovere l'anima interna perché tanto perderà qualsiasi odore forte, così come il resto dello spicchietto. Più lo cuocete, più ovviamente il suo sapore e odore caratteristico andrà ad attenuarsi. Se invece volete conservare al meglio il profumo e il sapore dell'aglio, vi conviene tenerlo crudo, però ricordatevi sempre di eliminare l'anima, specialmente se è un pochino verdina, perché risulta particolarmente indigesta. Detto questo, vi faccio vedere quindi i tre modi più conosciuti, diciamo così, per lavorare l'aglio e conservarlo nelle sue forme più semplici, non lavorate. L'aglio in camicia, che è quello che si lascia intero oppure si schiaccia leggermente con un coltello. L'aglio a pezzetti che si possono mettere in frigorifero, tenere sotto olio oppure mettere in freezer e infine il trito d'aglio che si può fare sia a coltello che con un mixer. L'importante è cercare di non lavorare per ore e ore questo aglio, non tritarlo per ore perché sennò tutto il suo profumo andrà disperso nell'aria e nei vostri occhi il più delle volte. Quello che potete andare a fare con il trito d'aglio però per conservarne ancora di più l'aroma e quindi mantenerlo più a lungo è andarlo a mettere nei classici cubetti del ghiaccio oppure gli stampi in silicone, quelli da monoporzione. Lo coprite con un pochino di olio, la quantità di olio e la quantità di aglio che mettete è sempre molto collegata alla ricetta, all'uso che ne farete. Io di solito faccio dei cubetti piccoli con un mezzo cucchiaino d'aglio e un cucchiaio abbondante di olio. Li mettete in questi stampini, li congelate, una volta congelati li potete racchiudere in un sacchettino, in un contenitore e tenerli pronti per quando vi serve il soffritto veloce, che vogliate farci una pasta, spadellare un po' di verdure o cose del genere. La stessa cosa ovviamente si può fare anche con il burro, però a mio avviso così si mantiene un pochino meglio con l'olio. Questa versione ovviamente va congelata, è lo scopo per cui lo facciamo, ma se volete potete sempre conservare un bel olio aromatico all'aglio e, perché no, rosmarino in frigorifero. L'importante è sommergere benissimo i pezzi di aglio, rosmarino, quello che ci metterete dentro con l'olio, chiudere in un barattolo a chiusura ermetica e tenere in frigo per massimo un mesetto. E queste sono le tre forme più comuni con cui si usa l'aglio nella vita di tutti i giorni.
Se però vi volete mettere ancora un po' avanti nelle vostre preparazioni e fare due cose con l'aglio un po' fuori dagli schemi, ma veramente buonissime, che stenderanno tutti i vostri ospiti, non per l'odore ma per la creatività, ve li faccio vedere subito. Il primo è l'aglio confit. Confit è il nome di una tecnica di cottura che richiede una certa temperatura, un certo tempo e l'immersione del prodotto in olio. Quindi se avete pensato ai classici pomodorini confit, mi dispiace deludervi, ma quelli non sono veramente fatti con tecnica confit, però ne parleremo in un altro video, qui faremo un vero aglio confit. Per farlo ci serviranno degli spicchi d'aglio pelati. Lo so che pelare gli spicchi di un'intera testa è un po' una rottura di scatole, c'è chi consiglia di usare il trucco delle mani per sfregarli, chi consiglia di metterli in un barattolo e agitare. Io trovo sempre più comodo e pratico sbucciare i vari spicchi uno per uno, anche se è un pochino più lungo. Perché alla fine se la testa d'aglio è un pochino più fresca, non secchissima, le pelli purtroppo sono belle aderenti allo spicchio e non c'è niente che le tolga meglio piuttosto che un coltellino o le vostre mani. Comunque, sbucciamo gli spicchi di un'intera testa d'aglio, piccola o grande che sia, e li teniamo da parte. Le bucce vi farò vedere come usarle più tardi, perché non le sprechiamo ovviamente, su questo canale non si spreca niente, e vi farò vedere dopo come usarle. Prendiamo i nostri spicchietti belli pelati, li mettiamo in un pentolino e li copriamo con dell'olio d'oliva oppure di semi, può andare bene. L'unico consiglio che vi posso dare, siccome dobbiamo andare a cuocere questo composto, è di non sprecare, tra virgolette, del buonissimo olio extravergine di quello da usare da crudo, perché perderebbe un pochino le sue caratteristiche e sarebbe un po' effettivamente sprecato. Quindi piuttosto meglio un buon olio, comunque buono, d'oliva, non extravergine, o comunque un olio di semi che possa resistere a delle temperature di circa 130 gradi. Andiamo infatti a sommergere completamente i nostri spicchi d'aglio, che non devono essere esposti all'aria, e li mettiamo in forno statico a 130 gradi per circa 30 minuti, se non un'ora. 30 minuti è il tempo minimo, se no potete prolungare la cottura fino a un'ora e vedrete una differenza notevole nei vostri spicchi d'aglio. Dopo circa mezz'ora saranno cotti, belli morbidi, buonissimi, ma dopo circa un'ora avranno assunto quasi un tono bruno, un po' caramellato, e anche il sapore sarà adeguato al colore, quindi bello caramellato, un po' liquirizia, veramente buonissimo. Quindi il mio consiglio è di prolungare un pochino la cottura. Potete anche cuocerli sul fornello, ma è importantissimo tenerlo veramente basso e assicurarsi che la temperatura non vada oltre 130 gradi per non rovinare né l'aglio né l'olio, altrimenti se avete il runner va benissimo, anzi è perfetto, ancora più pertinente con la cottura confit, lo impostate a 75 gradi per un'ora. Ovviamente gli spicchi d'aglio e l'olio in un sacchetto sottovuoto. Qualsiasi metodo scegliate, comunque il risultato deve essere questo, degli spicchietti d'aglio ambrati, morbidissimi, che se appoggiati sul pane si spappolano in modo veramente pazzesco. Il sapore, non ve lo dico neanche, è una meraviglia, scordatevi il classico aglio pesante che lascia la fiatella e rimane su per dei giorni, questo è veramente un dolce quasi, buonissimo, caramellato, saporito e con un profumo che non dà per niente fastidio. La cosa bella è che potete conservare aglio e olio così, in frigorifero, dentro a un barattolino. Siccome li abbiamo sottoposti a un trattamento termico, non ci dobbiamo neanche preoccupare del rischio botulino o altri patogeni, altrimenti potete usare subito gli spicchi o comunque tenerli separati e usare l'olio come un normale olio aromatizzato, super profumato. In questo modo, da una bella treccia d'aglio, potete fare un barattolo di aglio e olio che vi durerà anche per un mese e anche di più se non lo consumate subito. Altra preparazione che andiamo a fare è l'aglio all'americana, chiamiamolo così, quello che si fa quando si vuole andare a preparare il classico garlic bread. Per farlo basta prendere una testa d'aglio medio piccola, tagliamo la calotta, quindi la parte superiore, e mettiamo la testa d'aglio su un foglio di alluminio. Un goccino d'olio, un pizzico di sale, aromi a piacere, chiudiamo il cartoccetto di alluminio proprio a sigillare il nostro aglio all'interno e lo mettiamo in forno a 130 gradi per circa 30 minuti, se non 45, dipende anche dalla grandezza dell'aglio. L'aglio è pronto quando, perforandolo con uno stuzzicadente o una forchetta, risulta molto morbido. A quel punto lo possiamo togliere dal forno, lasciarlo raffreddare e poi usarlo anche qui sulle bruschette, nella pasta o in altre preparazioni, come se fosse una crema o un patè. Vedete che anche questo si spreme, si spalma benissimo e quindi si può usare veramente in tantissimi modi.
Questo aglio, a differenza dell'altro, va consumato entro 2-3 giorni, altrimenti si può mettere anche questo in un barattolo con dell'olio e conservarlo per un pochino più di tempo. Infine, l'ultima cosa che vi voglio far vedere è l'utilizzo delle bucce d'aglio, che non buttiamo via come vi ho detto. Bucce d'aglio e bucce di cipolla si possono usare per fare dei brodi aromatici, magari da usare per cuocere una pasta aglio olio peperoncino, altrimenti se come me avete piante o orto sono il perfetto ingrediente per un decotto antiparassiti. Andiamo infatti a mettere in infusione le bucce di una testa d'aglio in almeno 4 litri d'acqua, portiamo a leggero bollore, dopodiché lasciamo raffreddare, filtriamo, mettiamo in un barattolo oppure in uno spruzzino. E il nostro antiparassitario naturale è prontissimo. Quindi vi ho fatto vedere 3 modi per conservare bene l'aglio e 2/3 modi per usare l'aglio e le bucce in modo creativo. Mi raccomando, fatemi sapere se proverete anche solo uno di questi metodi, come vi troverete, se vi piace l'aglio, quello che volete, scrivetemelo nei commenti qui sotto, lasciate un mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al canale.